Questi sono biscotti senza uova e senza farina, con soli due ingredienti. Sentite che croccantezza. Non ci credo. Mamma mia. Prendo due banane ben mature, le sbuccio e poi le taglio direttamente nel mini primer. Oppure potete usare un frullatore o un robot da cucina che avete. E ora chiudo e frullo. Ok, perfetto. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Ora sposto le banane in una ciotola capiente. Le banane, un frutto che mi piace moltissimo nelle ricette. Anche a me, tantissimo. E ora aggiungo 250 grammi di semi di sesamo e li aggiungiamo insieme alle banane. Semi di sesamo e banana? Solo questi due ingredienti? Esatto, bravissimo. Possiamo aggiungere solo degli aromi se vogliamo, tipo vaniglia o scorza di limone, io la aggiungerò dopo. Però per la riuscita della ricetta non serve nient'altro, solo due ingredienti. Ma dai. Vedrai. Quindi grattugio anche la scorza del limone. Vi ricordo che potete usare anche altro, come per esempio della vaniglia o della cannella o entrambe. Mescoliamo. Alessio, abbiamo un problema, abbiamo finito la carta da forno, questo è l'ultimo pezzo rimasto. E quindi? E quindi facciamo quello che possiamo, usiamo solo questo. Tra tutte le cose che abbiamo comprato oggi, la carta da forno non era sulla lista. Vabbè, dai, può capitare. E quindi ora prendo un coppa pasta, il mio è da 8 cm di diametro, prendo anche un cucchiaino, lo appoggio sul nostro pezzettino di carta da forno. Salvavita. Sulla teglia e poi prelevo del composto, circa 2 cucchiai abbondanti. Poi schiaccio bene in modo da appiattire bene il tutto. Praticamente, Diana, questa ricetta non ha neanche farina. Esatto, bravissimo. Solo 2 ingredienti, più il limone per aromatizzare. Ora tiriamo fuori il coppa pasta ed ecco qua, il primo biscottone è riuscito. Quindi preparo anche gli altri nello stesso modo. Eccoli qui, i nostri primi biscottoni sono pronti per essere infornati a 180 gradi per circa 30 minuti. Nel frattempo prendiamo circa 50 g di cioccolato fondente, lo tagliamo a pezzetti e ora lo sciolgo a bagnomaria. Quindi come sempre metto il cioccolato nella ciotola appoggiata sulla pentola con un po' d'acqua dentro. Il cioccolato è pronto, quindi spegniamo e ci spostiamo di là. Allora, i biscotti sono pronti, li abbiamo sfornati, c'è un profumino incredibile in tutta la cucina. Prima di andare ad assaggiarli però mettete un mi piace al video come sempre, condividetelo anche mi raccomando, così non vi perdete nessuna delle nostre ricette. 3, 2, 1... Eccoli qua! Guarda qui, che meraviglia! Wow, questi devono essere buonissimi. Sono croccanti, che dici? Beh, direi di sì. Wow! E adesso? E adesso li mettiamo su un piatto. E ora andiamo a decorare i nostri biscotti con il cioccolato. Diana, mi sta venendo un'acquolina incredibile, credimi. Anche a me, non vedo l'ora di assaggiarli. Guarda qui, che meraviglia. Wow. Io sono pronta per l'assaggio. Vai. Vediamo se superano la prova croccantezza. La superano e come? Ragazzi, non c'è farina, non c'è zucchero. Ma che buoni. Come sono, Diana? Da 1 a 10? 10 più. 20.